Bravissimo. Una sorpresa dopo l'altra, grazie, salutiamo Mario Biondi. Non c'è neanche il tempo di applaudire perché il mio show continua con una partita speciale. Ancora 4 pacchi in gioco, andiamo a conoscere chi ha i suddetti pacchi. Abbiamo Donatella dalla Sicilia, giusto? Sì, da Catania. Da Catania, grazie, meravigliosa. Jerry. Ma Jerry ce sarai, meravigliosa, meravigliosa. Abbiamo, oh, che serata bizzarra, 2 Sicilie, come mai? Non lo so, perché 2 Sicilie? Due Sicilie. Due Sicilie, forse perché lei è dell'epoca delle 2 Sicilie, sì, dei Borboni. Infatti non c'era ancora neanche il regno, non c'era neanche il regno delle 2 Sicilie. Ferdinando di Borbone con noi. La bellissima Marilyn dell'Umbria, Laura, come va? Laura, per l'esattezza, da dove? Io Umbria, precisamente da Magione, che è un paesino in provincia di Perugia, che dista 35 km da Perugia, 170 da Roma, 1100 da Londra, 4600 da New York. Ti ascolterei per ore, ma non ho tempo per te. Rimanete là. L'eroe! Ma che te batti? Sicilia. Sicilia. Lei non può indurre il concorrente a chiamare, sia calmo. Allora, veniamo all'eroe della nostra serata, accogliamolo con un grande applauso. Gioca stasera, giocano le Marche, il signor Delio. Delio, buonasera. Grazie. L'amano. È un sogno per me stare... È un sogno per me. È un sogno anche per noi avere lei, signor Delio. Sì, questa partita è infinita, gli ultimi 4 pacchi. Le ricordo che stasera andiamo di pacco in pacco. Lei che viene da Macerata. Da Macerata, giusto? Da Cingoli, da Cingoli. Il balcone delle Marche. È il balcone delle Marche. Un po'. Ci buttate dal balcone. Ogni tanto sì, per cambiare un po' la monotonia, ogni tanto qualcuno salutiamo ci salutiamo. Cingoli. Salutiamo. Sì, posso salutare? No, non posso salutare. Saluto io. Sì. Allora. Siamo pronti? Facciamo un resumé. Mamma mia, sarebbe un sogno. Per già essere qui sono contento. Calmi, signor Delio, si concentri. Facciamo un piccolo resumé dei pacchi ancora in gioco. Sì. Abbiamo consumé dei pacchi. Sì. Abbiamo il 19, la Sicilia, il 16, la doppia Sicilia, ma è una serata bizzarra, quindi questo è consentito, l'Umbria e il suo pacco. Per l'esattezza abbiamo, ma non sappiamo distribuiti come. Sì. 500.000 euro, 250.000 euro, un'incognita e un pacco blu che dobbiamo sicuramente evitare di portare a casa. Evitare. E allora non mettiamo altro tempo in mezzo. Benvenuti ad Affari Tuoi. Eccoci qua. La sigla di sempre. Sto dando un po' emozionata a stare con lei. È una serata che potrebbe cambiare la sua vita. Dai, meglio, dai. Per favore, per favore. Sono come una famiglia per me. Gli Adams sembrava la famiglia. Allora, calma. Allora, cominciamo a chiamare il primo pacco. Delio, si va di pacco in pacco. Musica, attenzione. Chiamerei il 19 la Sicilia perché il numero mi porta bene. Il 19? Mi ricordo un po' il primo bacio. L'ho dato. Il primo bacio dato a 19 anni. Se l'è No, l'ho dato il 19 gennaio proprio sulla guancia alla signora Donatella della Sicilia di quest'anno. Sono innocente, è stata un colpo di passione. Ma va bene, viva l'amore. Sono innamorati. Come? Sono innamorati. Si avvicina San Valentino, piccola Laura, calma, gestisci i tuoi ormoni. Allora, signor Delio, chiamiamo il 19, la Sicilia o l'altra Sicilia? Posso salutare? No, deve giocare. Ha chiamato il 19, allora, conferma la chiamata. Sono la chiamata 19 Sicilia. La Sicilia, quella di Catania, quella rossa, di Catania, Donatella, di Catania, che ha dei problemi con la cera lacca. Adesso chiamiamo gli artificieri per aprire, vediamo cosa se ne va, cosa dobbiamo salutare. Hai sbagliato proprio sul più bello, vabbè. La spietata risata del dottore. Comunque il piacere di stare con lei. Adesso. Vabbè, sono pronto. Si vede, e si vede dal volto, dallo sguardo aperto, luminoso, intelligente. Sì, adesso chiamerà il dottore, sentiamo cosa da proporre. Che sembra furfante un po', un po'. Eccolo qua, dottore, buonasera. Sì. Allora, sentiamo cosa ha in serbo per Delio. Certo, i 250.000 euro sono usciti, non è stata una gran chiamata. Davvero, dottore? Lei ha calcolato, è lei che decide dal gabbiotto. Va bene, dal gabbiotto prende lei le decisioni. Grazie, dottore, ben gentile. Delio, una chiamata, la tua, sbagliata, diciamo, ma una telefonata del dottore che ha del sorprendente. Sì, speriamo, sarebbe un sogno. Sì, ho capito, hai sempre detto 10 volte, ho capito. Non so, adesso è la vita, vera. Adesso c'è da cambiare la tua vita se decidi di accettare l'offerta che vado a dirti. Il dottore ti offre per chiuderla qua 499.999 euro. Che meraviglia! Io direi che con un'offerta così possiamo anche cominciare a mandare la sigla e cominciamo a festeggiare perché tu rifiuti e vado avanti. Non me c'è freghi a me. Bravo. E non so contadino, scarpe grosse, cervello fino. È il mio guerriero, bravo, sei
Io sono venuto per i 500.000 euro. Non mi metto a farmi prendere con sti trabocchetti. È meglio lasciate mangiare al dottore l'euro. È furbo. È un eroe. No, è un eroe, molto. È un eroe. Tanto. Sei due mondi, sì. Allora, rifiutiamo un'offerta clamorosa, non c'è mai stata nella storia di Affari Tuoi un'offerta di 499.999. Apposta me l'ha fatta per fregarmi a me, il primo che arrivava. Lei non ha pensato neanche per un attimo, carpe diem. Trode due, ma no, non mi fido, non mi ci sento. È veramente piacevole duettare con lei. Sono pronto. Allora, le rammento, abbiamo ancora il tostapane. Abbiamo un'incognita e i 500.000 euro da proteggere. Deve chiamare un altro pacco. Sì, io gioco per un sogno. Un sogno mio. Sì. Devo comprarmi una cosa per il lavoro. Sì, con i 500.000 euro se le vincesse Delio. Un trattore usato. Con 500.000 euro. Sì, ma Gabrio però, che ci possa anche andare male. Non è facile trovare. Aspetta. Non voglio il modello quello della casa nella prateria, un po' vintage. Bravo! Delio, vieni a Maggiore col trattore. Dista 35 km da Perugia, 170 da Roma, 1100 da Londra, 4600 da New York, 7000 da Tokyo. Posso dire che vengo da Catania? Certo, abbiamo un bel parterre dei concorrenti, devo dire la verità. Non mi ricordavo una grande famiglia. Sì, grazie Sergio. Non mi ricordavo che presentare Affari Tuoi era così impegnativo. Allora, io sì. Senta, signor Delio, sì. Lei per coronare questo sogno e comprare questo bizzarro trattore della casa della prateria, che mi piace. Sì, vabbè, de gustibus, non so pronto. Sì, allora, chiamiamo. 16 la Sicilia. Chiamiamo il principe Borbone. Sì, principe Borbone. Andiamo a vedere. Avrà lui il tostapane, avrà i 500.000 euro, avrà l'incognita, non lo so. Perché l'incognita proprio a me? Eh? Perché l'incognita come proprio a me? Come fa a saperlo ancora prima di avere il gente? Sta dicendo. E se domani? Posso? E se? A chi tocca non si ingrugna? Bello, parole sante. A chi tocca non si ingrugna, c'è l'incognita. Il proprio. Signore si chiedeva come mai proprio a me l'incognita. Ci sarà sempre un motivo nella vita quando accadono le cose. Signor Flavio, lei ce lo insegna. Riponga il pacco 16. Ma sono il mio! Certo. Lei che lavoro fa nella vita per farsi conoscere al nostro pubblico? Faccio l'estetista. L'estetista. Solo per il signore, di bella presenza. Signore di bella presenza, no, per di tempo ore passi. Signor Flavio, alla quinta puntata si cominciano a capitare le cose del nostro programma. Beato lei. Vada ad aprire. Mamma mia. Vada a vedere cosa siamo costretti a salutare. Saluteremo il tostapane, 500.000 euro. Oh, l'incognita cosa reca con sé? Vado a dirle, aia. No, no. Che c'era? Per favore, no. Per favore. Che c'era? Dobbiamo salutare per sempre il trattore Cabrio. No. Ma non un trattore qualunque. Dobbiamo dire addio a quello della casa della prateria. No. Stava scritto proprio preciso. Era scritto nelle stelle. Ci vieni a piedi? Con la dolce Laura chiede se non va più a Maggiore. Ma c'è ancora i 500.000 però. Bene, così la voglio. Non importa se si cade, conta come ci si rialza. Certo. Non l'ha capita, ma non è un problema. Dottore, però lei, io voglio bene tutti quanti. Dottore, sì, sono qua con l'ineffabile Delio che ha rifiutato. Sì, i 499.999, c'è ancora il pacco dell'Umbria, c'è ancora il pacco, 500.000 euro, o un tostapane, questo è il destino, mamma mia, stasera, tutto o niente, Cesare o nessuno, out o nullus. Bonus malus. Perfetto, sì, poi ci assicuriamo il trattore. Va bene. Decide lei. Lei è padrone, io non mi assumo la responsabilità. Come Mercurio alato consegno solo i messaggi degli dèi. Sì. Delio. Un'offerta che ha del fantascientifico. Che? Si è sgonfiato. Un po' di tensione anche c'è. La tensione. Tensione, sì, tanta. Allora. Vai, Delio! Sarebbe un sogno. Allora, l'offerta del dottore è la seguente. Non ha precedenti nella storia della televisione mondiale. Il dottore le offre, per chiuderla qua, 510.000 euro. Io direi che siamo pronti con lo champagne per festeggiare, perché lei, Delio... Rifiuta e va davanti! No! Io voglio 500.000, né un euro di più, né un euro di meno. È un eroe! Bravo, Delio! Bravo! Non lo aizzate. Cioè, lei non teme. No, io sono venuto per 500.000 euro, io sento puzza di bruciato quando fa queste offerte. Ma tu ce l'hai nella testa la puzza di bruciato, non ci casco io. Erano 10.000 euro di più, il dottore le aveva offerto 500.000. Che cosa avrà voluto in cambio? Perché mi date più? Io non ci casco dentro i giochi trabocchetto. Bravo! Non state facendo il suo bene.
così non l'ho aiutato. Ma del resto, quisque fa per sue fortune? Che ce lascia lo zambino. Certo, parole sante. Allora, lei ha rifiutato un'offerta da 510.000 euro, inutile che soffi adesso con il soffiore buona cifra, è tardi. Adesso cominciamo a togliere la cera, l'acca senza aprire. Vada, piccola Marilyn dell'Umbria, sto parlando con no, lei. No, precisamente le Magione, che dista 85 km da Perugia. Ci avete andato con le frecce? Grazie, signore estetista, persone allora, signore belle. No, tenga, poggi la manina. Stacchi anche lei la cera, l'acca senza aprire, si apre il pacco. Posso salutare? No. Ha già salutato. Allora, non ha tolto la cera lacca, ha fatto finta, siete in tre. Allora, per favore, 500.000 euro o un tostapane? Cosa stiamo per portare a casa? Cambia la sua vita, signor Delio, stasera, per sempre oppure no? Sarebbe un sogno. Davvero? È un incubo, non un sogno. Allora, signorina Laura, facciamola finita. Apro. Apro, interrogativo, su, apro. Che bravo, ce l'ha lei 500.000 euro. Ah, è vero. Ma quindi è di conseguenza, Delio, lei vince il tostapane. E vai, mi sei rotto. Niente. Speriamo sia il modello della casa della prateria. Nella casa della prateria non avevano il tostapane, cuocevano su delle pietre di fortuna. Posso salutare? No. Scusi. Allora, speriamo con concorrenti migliori, domani ci rivediamo. Un attimo, scusate, una mia curiosità, popolo di affari tuoi, pubblico di affari tuoi. Mi scusi, signor Delio, se io adesso così, colto da un insano furore, le facessi un mio assegno di tasca mia da 700.000 euro, lei che farebbe? Rifiuta e vada avanti. Mate col cassa in furmine. A domani con affari tuoi. Grazie! Ma per favore! Florentina! Buonasera! Chiaramente è stato un nostro modo per giocare, perché affari tuoi ci ha cambiato, allora, e ci cambia ci la siamo, vita, insomma. Ci siamo permessi questa licenza poetica perché veramente per la carriera di chi fa il nostro lavoro, affari tuoi, è un regalo che la vita ti fa, la carriera ti cambia da così. E ce lo fanno anche tutti quelli che ci hanno trovato e guarda, in queste tantissime puntate che abbiamo fatto giocato. E i nostri stagionali andatevi a preparare. Grazie. Andatevi a preparare. Grazie.